Sulla deviazione di Duncan e poi il recupero viene perfezionato da parte di Tony Parker. In transizione si muove Bowen, arriva rimorchio Rose, ribalta per Ginobili, sfidato chiaramente al tiro, senza ritmo lo prende, la tripla per Manu Ginobili. Nakera e 4 guardi. Per San Antonio il tiro da 3 punti di Dallas va e viene. Nash intanto fa una cosa delle sue, però va poi a cacciarsi in una brutta situazione, recupero Parker. Parker non vuole naturalmente gestire gli ultimi secondi, c'è contatto, non c'è fallo, Ginobili fruga della spazzatura della partita e fa un canestro che può avere un'utilità. Per la verità, spesso Walt Williams accoppiato con Robinson, Finley sta tirando da 3 come tutta la sua squadra estremamente bene. Dall'altra parte sarebbero statistiche da sogno queste, Duncan a 3 punti, 1 su, anzi fate 2 su 5 al tiro da 3 punti di San Antonio. Ginobili 3 tiri, 3 gol. Magari neppure in fotografia. 8 secondi, 7 secondi, scarico per Steven Jackson. Il ferro sputa la sua tripla. Altro rimbalzo di Manu Ginobili, che onestamente sta giochicchiando, considerato che siamo a gara 4 della virtuale finale della NBA. La palla gli torna in mano, di tripla ne prende un'altra e fanno 3. Manu Ginobili. In questo momento è il miglior tiratore da 3 punti che hanno. In una logica di un certo tipo, quello di Nakera, però attenzione coi falli, perché dopo Nakera e la Friends siamo a Finley centro praticamente, ancora difesa aggressiva anche per i Dallas, per così dire, di pericolosità. Il brutto inizio di partita offensivo di Tim Duncan non deve farci dimenticare quello che ha fatto fino adesso in questi playoff. Non è stato un caso in altre circostanze che l'MVP della regular season sia andato male ai playoff. David Robinson un nome per tutti, qui invece si è addirittura corroborato per scoraggiare tutti i tipi di isolamento. Il palleggio di Tony Parker, i blocchi per Ginobili, situazione di pick and roll, un po' dinamica finalmente, va dentro Ginobili che non ha certo solo il tiro da 3 nella sua faretra. Che canestro! Manu Ginobili, 15 con 7 minuti abbondanti sul cronometro del primo tempo. Beh, non credo ci sia una difesa più pericolosa. Che ha funzionato alla fine nel terzo e quarto quarto di gara 3, grazie anche all'uscita dal campo di Nowitzki. Ginobili dentro per Tim Duncan, perso e finisce in maniera un po' diversa da Bruce Bowen, la schiacciata di rovescio di Manu Ginobili, fatti 17 per quei punti. Non esattamente la prima della stagione con queste caratteristiche, se la Friends non è in posizione per aiutare lì dentro ci si va e come. Altro fischio per i Dallas Mavericks, comunque la giocata precedente fa giustizia di un paio di cose viste in precedenza. 2:44 al termine del primo tempo, la stessa riga di fondo per Tony Parker e i San Antonio Spurs, possibilità di motion offense con Ginobili sul lato destro per Parker, arriva invece il pick and roll, Parker si arresta, prende un tiro da 3 molto difficile che va corto, vola Ginobili quasi sulla sirena e ancora una volta 2 punti di rapina dell'anguilla di Bahia Blanca. E Willis ormai è il capo tifoso. Sì, rapina però anche un debordante atleticismo, perché qua guardate da che posizione aveva quando è partito il tiro, atletismo debordante. Pazzesca giocata di Manu Ginobili e vedete che quella mano va su e poi va a deviare il pallone con grande scelta di tempo. Istruzioni per Steven Jackson dopo 3 quarti di gioco sul 2-1 nella serie per San Antonio. È entrata la tripla e dall'altra parte bella giocata di Malik Rose in aiuto, anzi sul cambio. Contatti durissimi, lontano dalla palla e Duncan che mette un tiro di indicibile difficoltà per il più 7 San Antonio. Ultimi 7 e mezzo ormai di Robinson, si sono perse le tracce da parecchio. Ancora Duncan che accetta il cambio, ancora Nash che sfida in lungo, ancora Nash che rischia il pasticcio, anzi il pasticcio lo combina a perfezionare il recupero e Parker davanti a tutti Ginobili, ricezione da wide receiver, appoggia al vetro, più 9 San Antonio, scollina a quota 21 Emmanuel Ginobili.